Bentrovati ad una nuova puntata di Umbria 7, il rotocalco di informazione, cultura e società, ideato e realizzato dall'agenzia videogiornalistica VNews di Perugia. Apriamo la puntata con il convegno organizzato ad Acqua Sparta dalla società cooperativa agricola Molini Popolari Riuniti e incentrato su un alimento, il pane, da millenni alla base della dieta mediterranea. Dalla nostra terra il buon pane è umbro, tradizione e salute, questo è il titolo dell'incontro. Sentiamo nei dettagli da Carla Adamo. Dalla nostra terra il buon pane umbro, tradizione e salute. Partendo da qui, la Molini Popolari Riuniti ha promosso un incontro inserito nel programma della Festa del Rinascimento di Acqua Sparta che ha scelto quest'anno come tema «Dalla magia del lievito al miracolo del pane». Un'occasione per confrontarsi con professori universitari ed esperti sulla necessità di garantire la qualità del pane, sull'importanza di una sana alimentazione e di una corretta informazione in merito. La Molini Popolari Riuniti, con i suoi due marchi, Pane di Ellera e Le Cinque Spighe, forte della qualità della propria filiera, garantisce un prodotto locale dalle importanti qualità nutritive. Siamo un'azienda che possiamo rappresentare quello che un po' oggi chiede il mercato, ovvero delle garanzie sulla sicurezza alimentare, sulla genuinità dei prodotti e sulla salubrità anche dei stessi prodotti. Grazie alla nostra base sociale, che è formata da produttori agricoli, noi possiamo controllare la filiera stessa del prodotto, dalla semina alla raccolta con i nostri centri deposito, alla prima e seconda trasformazione. Il pane dunque, all'interno di una dieta equilibrata, è un alimento consigliato perché genuino. È fatto con ingredienti naturali, perché è fatto di soli tre ingredienti, farina, acqua e lievito. Quindi contiene pochissimi grassi e la base della nostra alimentazione, dell'alimentazione mediterranea, comunque sono i carboidrati, ma principalmente quelli costituiti da amidi, e quindi il pane e la pasta. Chiaramente bisogna tener conto di alcune caratteristiche del pane, quindi che ha un apporto calorico comunque non basso, e quindi mangiarne una quantità adeguata ai fabbisogni. Se andiamo a vedere gli ingredienti che invece compongono un alimento industriale che comunque deve durare nel tempo, il pane il giorno dopo già non ha più la fragranza, diciamo, di appena sfornato. Ci accorgiamo da quanti elementi sono costituiti e quindi qualcosa che ci danneggia la salute c'è sicuramente rispetto al pane. La qualità dei prodotti parte chiaramente dalla fase della scelta delle sementi. Il nostro lavoro è quello ovviamente di costituire nuove varietà sempre più adatte alla produzione del pane, di mantenere costante la qualità di queste nuove varietà che vengono costituite e anche di, insieme con Molini Popolari, di valutare quali sono queste varietà, all'interno di questo gruppo di varietà, quelle più adatte al territorio umbro. E un altro aspetto che nel pane fa la differenza è il metodo di lievitazione. Ci sono tre modalità di lievitazione: una chimica, che non è altro che far liberare da un composto chimico anidride carbonica e istantaneamente ottenere un processo di lievitazione; c'è poi la possibilità di lievitare con il cosiddetto lievito di birra, appunto chiamato lievito di birra perché sottoprodotto una volta del processo di produzione della birra, sono essenzialmente lieviti, quindi una fermentazione alcolica che in un'ora e mezzo consente la lievitazione. E poi c'è il pane tradizionale ottenuto con lievitazione naturale. Il lievito naturale non è altro che un impasto di acqua e farina che, per chi conosce un po' il settore, attraverso una serie di rinfreschi, che vuol dire reimpastare con una parte dell'impasto precedente, porta all'ottenimento di una comunità microbica di lieviti, più o meno gli stessi del lievito di birra, però anche di batteri lattici. Quindi questo è un pane che è frutto dell'attività di due gruppi di microrganismi che ben si complementano ed hanno quel quid in più per ottenere un prodotto che ha non solo caratteristiche sensoriali e strutturali migliori, ma anche una maggiore conservabilità e alcune proprietà nutrizionali superiori. E adesso a Perugia, dove la BCC Umbria ha presentato la festa annuale dei soci in programma Città della Pieve domenica 2 luglio. Vediamo. Arriva l'appuntamento con la festa del socio. Ecco, per i tanti soci, oltre 6.000 soci della banca, cosa li aspetta il 2 luglio a Città della Pieve? Intanto una contestualizzazione, perché oltre alla festa del socio
il 1° luglio del 2016 è nata la nuova banca, e quindi noi festeggiamo insieme alla tradizionale festa del socio anche il primo anno di attività di BCC Umbria. In particolare la festa del socio era un momento così di messa a disposizione di un evento, insomma, per i soci di Credi Umbria, e è stato confermato adesso dal nuovo consiglio di amministrazione per BCC Umbria. Di fatto è una festa, un modo per far sentire il socio a casa sua, vicino, quindi c'è un pomeriggio dedicato alla visita di Città della Pieve per chi vuole, palazzi storici, a monumenti di cui è ricca quella città. Poi c'è una cena itinerante che siamo riusciti a organizzarla grazie alla disponibilità delle 3 taverne che operano su Città della Pieve, per cui su una si mangia antipasto, un'altra i primi, su un'altra il secondo. Infine ci rechiamo tutti sulla piazza Unità d'Italia, la piazza principale di Città della Pieve, dove prima facciamo la premiazione dei giovani figli di soci che sono laureati o diplomati con voti particolarmente alti, quindi un piccolo premio, un riconoscimento, un segnale di vicinanza appunto ai soci. Infine c'è il concerto di Paolo Belli e si finisce così con una festa di fatto popolare. Un momento importante, conviviale, di socialità che fa bene ai soci della banca e serve per fare gruppo, per rinforzare l'identità di questa nuova formazione che è nata. Ah sì, questa è una data importante, importante per la banca, importante per i soci, perché di fatto i soci sono la vera forza delle banche di credito cooperativo. Quindi una giornata dedicata a loro, un momento di aggregazione in cui si può incontrare i soci e i loro familiari. È un momento poi, fra l'altro, così di divertimento, possiamo dire, perché specialmente questa festa di quest'anno, che viene fatta come anche in altri anni nella città della Pieve, è itinerante, e quindi un momento dove si può gustare del buon cibo, ma nello stesso tempo anche dedicata alla cultura, all'arte, è una città veramente meravigliosa. Ci spostiamo a Vallodinera per la 15ª edizione di Fior di Cacio, la manifestazione che celebra i formaggi ma anche tutti i sapori e profumi dell'Umbria. Tra gli espositori della mostra mercato non poteva mancare il gruppo Grifo Agroalimentare. Sentiamo. Luogo incantato, immerso nel verde della Valnerina, che conserva ancora intatto l'impianto di nucleo medievale fortificato, dove le mura parlano di storia e le sue vie raccontano di profumi, sapori e mestieri di un tempo andato, ma non per questo dimenticato. E Vallodinera, il borgo che ha ospitato la 15ª edizione di Fior di Cacio, mostra mercato che si prefigge lo scopo di sostenere la crescita e la conoscenza delle aziende casearie locali e regionali. E per questo, tra le decine di espositori di formaggi e altri prodotti tipici, non poteva mancare il gruppo Grifo Agroalimentare, solida cooperativa umbra che vede tra i suoi soci proprio allevatori di queste aree. Noi abbiamo uno dei principali stabilimenti a Norcia, uno stabilimento che fa una produzione di qualità che oggi riusciamo a veicolare in tutto il paese, una produzione che ci sta dando grandi soddisfazioni, una produzione che non si è mai interrotta, neanche il giorno del terremoto. Anche la domenica noi abbiamo lavorato, e il lunedì successivo, il famoso 30 ottobre e il 31 ottobre dell'anno scorso. Inaugurato dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi, Fior di Cacio ha vissuto uno dei suoi momenti più significativi nel convegno La Valnerina della Ripartenza, a sottolineare l'operosità degli abitanti di queste aree, la loro caparbietà, ma anche lo spirito di collaborazione, quest'anno con la strada dei formaggi del Trentino e i loro rappresentanti, con altre realtà associative, vengono a dire a noi, e noi siamo felici di ascoltarli, come rivalorizzare la terra, come rimettere l'agricoltura anche in terreni così particolari, non proprio orograficamente adatti ad agricolture, insomma, che danno grossi vantaggi, ma come fare, come trovare la strada per far sì che il nostro paesaggio sia anche un paesaggio vivissimo e pieno di operosità.
Il rischio grosso che noi abbiamo, anche legato al terremoto, è che questi territori si spopolino. Allora, se ci sarà un'economia che cresce, se ci sarà un tornaconto a starci, la possibilità di viverci, noi avremo imprese, avremo persone e avremo futuro. Se non ci saranno condizioni economiche idonee e sufficienti, avremo spopolamento, avremo povertà e avremo però anche impoverimento dell'ambiente. Il mio consiglio è di rafforzare questa voglia di cooperazione che, come abbiamo visto nelle esperienze del Trentino, è diventato qualcosa di virtuoso che non si immaginava e che oggi agli onori del mondo è considerato dall'alta ristorazione e quindi questo percorso si può fare proprio grazie anche all'attenzione mediatica che c'è stata dovuta appunto a una crisi, ma che diventa un'opportunità. Ci sono momenti della tua vita che vorresti siano perfetti, attimi unici, irripetibili, che ricorderai per sempre. Per i tuoi momenti indimenticabili, feste e cerimonie nuziali, scegli qualcosa che li renda memorabili. Che sia il colore dei fiori o l'originalità di una composizione, saranno i piccoli dettagli a fare da cornice agli eventi più importanti della tua esistenza. VIP Garden in località San Martino in Campo, strada Santa Maria Rossa, è la risposta per chi desidera progettare nei minimi particolari gli addobbi floreali per il proprio matrimonio. VIP Garden possiede un vivaio di fiori e piante da interno ed esterno ed è in grado di occuparsi con professionalità, originalità e puntualità di addobbi e composizioni floreali per le tue nozze. VIP Garden realizza bouquet, bottoniere e polsiere, retromacchina per sposi, centrotavola, composizioni per la chiesa, la sala del ricevimento o qualunque altro luogo scelto per l'evento. L'allestimento floreale viene studiato con cura tenendo conto delle esigenze del cliente che viene guidato nella scelta della decorazione più adatta a seconda del periodo del matrimonio. Il risultato è un tocco di freschezza, armonia ed eleganza che vi lascerà senza parole. Le uniche che riuscirete a dire saranno sì, lo voglio. Venerdì 30 giugno al Gerlinda è Black Friday, il giorno dei super affari. Imperdibili offerte e sconti vi aspettano nei negozi fino alle 23. Inoltre sfilata e selezione di Miss Mondo Umbria. Gerlinda, al centro delle emozioni. Falegnameria Mastrini, produzione e vendita di infissi, arredamento per interni ed esterni a Cerqueto di Marciano. Soluzioni in legno originali e su misura per abitazioni private e negozi. Falegnameria Mastrini, dove l'artigianalità si fonde con la qualità. Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia ha organizzato un corso formativo in collaborazione con la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dei fabbricati rurali. Sentiamo Nicola Torrini. I proprietari di fabbricati rurali ancora censiti nel catasto terreno devono affrettarsi a inserire questi nel catasto fabbricati, così come previsto dalla legge Salva Italia del 2011. Il termine per la regolarizzazione è infatti già scaduto nel 2012, ma è ancora possibile presentare la dichiarazione di aggiornamento attraverso il pagamento di sanzioni ridotte. Un invito ai proprietari ancora inadempienti a regolare la propria posizione arriva dal Collegio dei Geometri della provincia di Perugia, che proprio su questo tema ha tenuto un corso formativo in collaborazione con la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Ci sono moltissimi immobili che così ancora non sono stati regolarizzati. Oggi vogliamo stimolare
i nostri colleghi, ma anche attraverso gli invitati a questo incontro, per cui l'associazione di categoria, sia degli agricoltori che dei proprietari di case, a che i loro associati sappiano che entro la fine dell'anno hanno degli obblighi che devono rispettare. Obblighi che, qualora non venissero rispettati, saranno passibili di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, e vorremmo anche evitare che i proprietari di questi immobili abbiano delle spese diverse da quelle che normalmente devono sostituire per la regolarizzazione di questi immobili. L'Agenzia delle Entrate sta d'altronde sollecitando gli interessati a regolarizzare spontaneamente, dopodiché procederà all'accertamento applicando le sanzioni previste dalla legge. Per evitare ciò, i proprietari devono avvalersi di un professionista tecnico abilitato e presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate l'atto di aggiornamento cartografico e la dichiarazione di aggiornamento del catasto fabbricati. La nostra associazione è particolarmente interessata a questo adempimento proprio perché nei nostri archivi, anche tramite i centri di assistenza agricola, detiene, diciamo così, molte delle informazioni relative agli immobili, non solo ai terreni ma anche ai fabbricati rurali, che le nostre imprese utilizzano nell'ambito della loro attività. Spesso il fatto che gli immobili non vengano accatastati è che spesso mancano le risorse dei proprietari per farlo. Quindi la norma fiscale è sicuramente importante, va rispettata, però noi vogliamo approfittare di questo tavolo per proporre quello che sostanzialmente è già stato fatto in altre regioni d'Italia. In particolare mi riferisco alla Puglia, dove è stata fatta una legge regionale sostanzialmente che incentiva quei proprietari che hanno immobili rurali che non utilizzano, quindi non gestiti, che vengono incentivati praticamente a dare un utilizzo specifico e quindi una capacità di reddito che poi consente sostanzialmente di adempiere al fisco. L'Unione Ristoratori Albergatori del Trasimeno ha promosso il primo Porte Aperte al Trasimeno. 80 strutture, dislocate negli 8 comuni del comprensorio, hanno messo a disposizione dei turisti oltre 2.000 posti letto gratuitamente. Vediamo com'è andata nel contributo di Nicola Torrini. Al centro un vasto e placido specchio d'acqua da cui emergono 3 piccole isole. Tutto intorno borghi medievali ricchi di storia e cultura, paesaggi collinari e una natura spesso incontaminata. Accanto a questo, specialità enogastronomiche e un'apprezzata cucina tradizionale. Sono solo alcuni degli aspetti per cui il lago Trasimeno ha veramente ben poco da invidiare a tante altre località turistiche del bel paese. Ne ha convinta l'Unione Ristoratori Albergatori del Trasimeno, che per promuovere il territorio lacustre al grande pubblico ha organizzato a fine maggio il primo Porte Aperte al Trasimeno. 80 strutture dislocate negli 8 comuni del comprensorio hanno così messo a disposizione dei turisti oltre 2.000 posti letto, tutti prenotati nel primo giorno dell'offerta, per potervi soggiornare gratuitamente un intero weekend. L'obiettivo principale è quello di far conoscere il territorio del Trasimeno in tutte le sue sfaccettature, quindi dai paesaggi, la cultura, l'enogastronomia, dalle coste, dal lago e ai borghi sempre del territorio che sono nelle colline che completano l'offerta turistica del Trasimeno. A caratterizzare l'evento tantissime attività ispirate dalla filosofia del turismo sostenibile tra Magione, Paciano, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Città della Pieve, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno. Mini crociere, esperienze dirette con i pescatori e nelle fattorie in campagna, sport, escursioni in barca, passeggiate a piedi e itinerari in bici, tour naturalistici e culturali fino alle degustazioni enogastronomiche, anche in concomitanza con cantine aperte. La scelta del weekend questo infatti non è casuale, ma è stata proprio individuata per la concomitanza col cantine aperte, in modo da, oltre agli eventi organizzati da noi e dagli 8 comuni, abbiamo anche una manifestazione famosa, ormai collaudata da diversi anni, come il Cantine Aperte. Questa iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo da tutti i partecipanti e noi strutture del lago abbiamo cercato di ospitare queste persone nel migliore dei modi per far conoscere non soltanto le nostre strutture ma tutto il lago Trasimeno. When you break it.
Il piano di visitatori lascia insomma ben sperare e fa promettere agli organizzatori una nuova e ancora migliore edizione di Porta Aperta al Trasimeno. L'impegno che è stato messo per organizzare questo evento sicuramente è ripagato nel vedere così tanta partecipazione. L'evento doveva servire, devo dire che sicuramente è servito a promuovere il nostro bel territorio, promuoverlo con un sistema integrato, promuoverlo tutti insieme perché il Trasimeno è unico. Questa è un'ottima occasione di promozione del nostro territorio. È giusto farlo insieme, soprattutto in un periodo in cui, ad esempio, con i problemi dei danni diretti al terremoto, il Trasimeno, come tutta l'Umbria, soffre di una diminuzione delle prenotazioni, comunque delle cancellazioni delle prenotazioni, anche se sono non giustificate, e quindi una risposta di questo tipo penso sia la migliore possibile. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a scoprire il servizio infermieristico che offre la farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci a Ponte Felcino di Perugia. Vediamo. La cura della persona e l'attenzione alla sua salute passa anche dalla farmacia. Lo sa bene Giuseppe Cenci, titolare della farmacia Bolli, che ha introdotto nella struttura di Via dell'Ala 15 a Ponte Felcino un servizio infermieristico ambulatoriale gratuito, attivo dalle 9 alle 13, curato da Roberta Pelini e Jacopo Iachettini. Il servizio si basa su medicazioni di ferite, lesioni da decubito o ustioni, da un ciclo di iniezioni intramuscolare o sottocutaneo e inoltre la misurazione di tutti i parametri vitali. La farmacia Bolli, un vero e proprio centro di salute aperto tutti i giorni dell'anno con orario non stop dalle 8.30 alle 24, effettua ulteriori servizi infermieristici a pagamento in sede e a domicilio. Iniezioni di eparina e insulina, medicazioni semplici e complesse, flebo, aiuto all'igiene personale, assistenza al pasto, gestione della nutrizione enterale e parentale sono solo alcuni dei servizi di cui è possibile fruire grazie all'aiuto di infermieri professionali. La figura professionale dell'infermiere è una figura molto importante e un riferimento per tante persone, perché basta pensare alla necessità di poter fare una puntura con un antibiotico piuttosto che una piccola medicazione, piuttosto che avere dei consigli da utilizzare tutti i giorni nella vita quotidiana, sicuramente la figura dell'infermiere è un riferimento importante. Una particolare attenzione al cliente e alle evoluzioni del settore farmaceutico. È questo il segreto che ha permesso alla farmacia Bolli di costruire una storia ultracentenaria che affonda le radici nel 1833 e si avvale della collaborazione di farmacisti specializzati nelle diverse aree dedicate alla dermocosmesi, agli integratori alimentari, ai prodotti per il bambino, per intolleranti al glutine e celiaci, all'omeopatia e fitoterapia. Ogni area tematica è gestita da alcuni farmacisti che sono particolarmente specializzati in quel settore, e questo ci ha consentito di andare in profondità sia nella qualità del consiglio ma anche negli assortimenti, di avere un numero di referenze importante che ci consente di poter rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela. Il futuro della farmacia sicuramente sarà quello di affiancare ai farmaci e ai prodotti, agli integratori che si sono aggiunti, anche i servizi, e la figura professionale dell'infermiere è una figura molto importante e un riferimento per tante persone. La moda casual a Bastia Umbra ha un solo nome e un solo indirizzo, via Roma 45. Abbigliamento, accessori e calzature per lui e per lei. Collezioni fresche alla moda per chi non vuole rinunciare a qualità e classe. Via Roma 45. Vestiti di stile. Natura, cuccioli e tanto divertimento. Lasciati stupire dai personaggi delle fiabe, dagli spettacoli a tema e da uno dei rettilari più importanti d'Europa.
Vieni a scoprire tutte le sorprese al Parco Città della Domenica a Perugia. Per calendario eventi e prezzi visitate il sito www.cittadelladomenica.it. Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Bartoccini, dove c'è amore? E ancora per la rubrica Focus Aziende scopriamo com'è andato il raduno I Love Jeep, organizzato per tutti gli appassionati del marchio dalla concessionaria Central Car nel corso dello show dei motori a Bastia Umbra. Ce lo racconta Carla Damo. In tanti, tutti legati all'amore per la Jeep, hanno risposto all'invito di Central Car e non sono voluti mancare all'appuntamento con lo show dei motori, evento dedicato al mondo delle due e quattro ruote andato in scena al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra, dove la concessionaria ha organizzato il raduno I Love Jeep. In mostra dunque, nello spazio interno ed esterno dedicato, tanti modelli e colori del marchio automobilistico produttore di SUV e crossover per quello che è stato un vero e proprio evento nell'evento. All'interno di questa edizione abbiamo deciso di fare anche il primo raduno dedicato ai nostri clienti Jeep, nostri possessori Jeep, I Love Jeep. Hanno partecipato e hanno aderito numerosi, oltre 30 equipaggi. Hanno parcheggiato all'interno del nostro stand, hanno avuto occasione di visitare il centro fieristico con tutti i vari eventi. A mezzogiorno e mezzo c'è stata una premiazione dove abbiamo premiato i 5 equipaggi con le Jeep più originali. La Central Car, che era dove rappresentiamo Kia per tutta l'Umbria, Jeep per tutta l'Umbria e la Citroen per la provincia di Perugia, non poteva mancare. È l'evento più grande a livello motoristico del centro Italia, il più importante, e quindi abbiamo deciso di partecipare come abbiamo fatto anche l'anno scorso. Soddisfazione anche da parte degli organizzatori dello show dei motori per l'evento Jeep, che ben si è inserito nella filosofia dell'edizione di quest'anno rappresentata dall'hashtag ufficiale Sei tu il protagonista. Tante infatti, accanto alle esposizioni di auto e moto, le iniziative a cui i visitatori hanno potuto partecipare attivamente, gli spettacoli a cui hanno potuto assistere. Il primo raduno I Love Jeep, che speriamo sia il primo di una lunga serie di raduni I Love Jeep, i clienti Central Car hanno risposto molto bene, sono accorsi numerosi, quindi siamo orgogliosissimi del lavoro fatto anche in questa occasione. Faccio i complimenti all'azienda Central Car per il bellissimo sublime stand che è stato creato dall'invenzione di Luca Baroni e di tutti i suoi collaboratori, e l'augurio che ci facciamo è quello di rivederci qui il prossimo anno. È stata inaugurata una nuova attività al centro commerciale Pesciarelli di Magione. Si tratta del punto vendita NKD della multinazionale tedesca specializzata nella vendita al dettaglio di abbigliamento uomo, donna e bambino e accessori e articoli per la casa. Ce ne parla Nicola Torrini. Il 14° punto vendita NKD della regione ha aperto i battenti a Magione, svelando così ai nuovi clienti del comprensorio del Trasimeno la sua offerta merceologica. L'azienda multinazionale tedesca, specializzata nella vendita al dettaglio di abbigliamento uomo, donna e bambino, accessori e articoli per la casa, ha infatti inaugurato i suoi nuovi spazi all'interno del centro commerciale Pesciarelli. Diamo il benvenuto a NKD Italia, che per noi rappresenta la 19ª attività che entra nel nostro centro commerciale, un'offerta rivolta alle famiglie che sono effettivamente sempre i nostri clienti.
NKD per noi è un onore averla, perché è una catena di caratura europea e significa che aver avuto l'attenzione di un'azienda come NKD per noi del centro commerciale Pesciarelli è stata una bellissima cosa. Nasciamo 55 anni fa in Germania, siamo presenti in 5 nazioni europee, tra cui chiaramente anche l'Italia, Austria, Slovenia e Croazia. In Italia ad oggi siamo a 120 punti vendita. Come azienda siamo un'azienda chiaramente strutturata con prezzi bassi ma con alta qualità a livello di merceologia in vendita. La nostra azienda in questo momento qui è un'azienda in forte crescita a livello nazionale, ma soprattutto anche in queste regioni come Umbria, Marche e Toscana ci stiamo sviluppando in modo molto veloce. La festa d'apertura, a cui ha preso parte anche il sindaco di Magione Giacomo Chiodini, ha visto la presenza sin dalla prima mattina di numerosi clienti attratti dalle decorazioni biancorosse, dal buffet offerto dal Conad Superstore del centro commerciale Pesciarelli e soprattutto dall'offerta grazie alla quale per l'intera giornata è stato possibile acquistare vari capi e prodotti con uno sconto del 20%. La nostra politica è quella di cercare di far entrare il cliente e cercare di soddisfare tutte le sue esigenze. Noi come imprenditori cerchiamo, ecco, appunto, di capire le esigenze della nostra clientela e soddisfarle. E per noi avevamo capito che poteva esserci anche lo spazio per un'attività come NKD che dà a 360 gradi una bellissima gamma di articoli a prezzi veramente concorrenziali. E poi per noi era l'ultimo negozio storico che da 30 anni che era aperto, e quindi la novità è che la ristrutturazione ha portato appunto anche a questo negozio ad essere completamente rinnovato. E per chiudere, ecco il progetto nato da un'idea dell'ambito territoriale Caccia Perugia 1, che prevede la creazione di due zone addestramento cani in aree demaniali precluse all'attività venatoria. Ci dice di più Carla Damo. Un progetto sull'utilizzo di aree demaniali precluse all'attività venatoria per la creazione di due zone addestramento cani a Sanzino di Città di Castello e Caignani di Gubbio, date in concessione dall'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, un'associazione temporanea di scopo, costituita dall'Unione delle Associazioni Venatorie, dalle Associazioni Cinofile e dall'Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino. Nato da un'idea dell'ambito territoriale Caccia Perugia 1, è ora realtà con il supporto della Regione Umbria. Finalmente siamo arrivati a questa presentazione, queste zone funzionano da i primi di febbraio e sono due zone molto vaste, in tutto 2500 ettari per la cinofilia, zone altamente valide per la beccaccia sicuramente, per una programmazione sulle starne che vedremo da iniziare adesso con il periodo di maggio. E ecco, per questo dobbiamo ringraziare un po' gli ideatori di questa iniziativa, che sono le varie federazioni della caccia, la TC1, la Regione Umbria, che ha creduto in questo progetto e che cercheremo di portare avanti nel miglior modo possibile. E presentiamo un qualcosa di nuovo, se è vero che appunto per la prima volta in Umbria le zone dedicate all'addestramento cane sono gestite in modo unitario attraverso un'associazione di scopo da parte di tutte le associazioni venatorie, e questo appunto chiude una fase in cui le zone erano appannaggio o sotto diciamo, la gestione di una singola associazione, o una volta una volta l'altra, dà anche la possibilità appunto di creare quel maggior affiatamento, quella maggiore capacità di far rete delle associazioni venatorie, indispensabile per gestire nel miglior dei modi le tematiche legate alla caccia. L'ATC ha chiesto la collaborazione della regione, che ha messo a disposizione due aree demaniali importanti, Sanzino e Caicagnano, e da lì siamo riusciti a creare un gruppo di un'associazione temporanea di scopo fatta tra le varie associazioni venatorie, che oggi ha in gestione questo territorio e quindi ha realizzato queste due importanti zone di addestramento cani che sono partite e hanno iniziato a funzionare. Sarà l'occasione per fare anche gare, diciamo, a livello internazionale sulle varie specie che popolano il nostro territorio. La
La puntata termina qui. Vi ricordo che potete rivedere i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Google+. Da Rossana Furfor e dalla redazione di Avinews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Rete Sole.